È partito da Piazza Mancini e ha attraversato la città fino a Piazza Municipio, il secondo sciopero globale per il clima che a Napoli ha visto protagonisti centinaia di studenti. È l'occasione per alzare la voce in difesa dell'ambiente, un grido al quale si è unita anche l'amministrazione comunale, impegnata sul tema con una serie di azioni a tutela del territorio. Recente l'ordinanza emanata dal sindaco De Magistris per liberare il lungomare dalla plastica e l'adozione del piano strategico Ossigeno Bene Comune per il contrasto ai cambiamenti climatici. I giovani sono in prima linea, a noi questo fa molto piacere, ma non ne avevo proprio dubbi che Napoli su queste battaglie all'avanguardia, in prima linea, lotta per la difesa dei beni comuni, della Costituzione, dell'ambiente. Napoli come amministrazione sta facendo tantissimo. Cominciamo a dire che siamo l'unica città d'Italia che ha l'acqua pubblica. Cominciamo a dire che la prima città ad adottato sia come comune che come città metropolitana una delibera strategica sul contrasto ai cambiamenti climatici, OBC, ossigeno bene comune. Abbiamo adottato l'ordinanza plastic free, adesso adottiamo la delibera sull'emergenza climatica, insomma siamo in prima linea, ma soprattutto perché siamo contro il sistema economico, politico, finanziario e istituzionale che è responsabile di tutto questo. Quindi noi dobbiamo unire i popoli per difendere il pianeta e non mettere le persone fragili le une contro le altre. Questo è un altro dei presupposti per vincere questa battaglia contro i cambiamenti climatici. Questo governo appartiene a quei governi che non sono al di fuori del sistema che produce tutto questo. Quindi è chiaro che non possono stare in prima linea. La vittoria verrà dal basso, non verrà dall'alto.